E stasera su Rai 1 il film che rende omaggio all'insuperabile talento artistico di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Massonardi, prima ballerina assoluta, la definì il New York Times. Virginia Volpe. La Fracci è arte che brilla. La vita di un'étoile, storia da film con tutti i colpi di scena della realtà. Il titolo è semplicemente Carla, non serve altro a ricordare che la danza era lei, i lunghi capelli neri e gli abiti bianchi, la grazia e l'espressività della prima ballerina assoluta, come aveva scritto il New York Times. Ecco, io penso alle libellule quando danzo. Questa sera, su Rai 1, Carla Fracci ha il volto di Alessandra Mastronardi. Io le chiesi che tipo di messaggio voleva che uscisse fuori da questo film e lei mi disse la forza. Perché ci vuole forza, nella vita ci vuole forza. Devi essere leggera, ma devi essere forte. Testarda, ma come lei, nessuna. L'appoggio e il sostegno alla lavorazione del film, generosa e sensibile come è sempre stata. Lei insieme al marito, il compagno di una vita, Beppe Menegatti. Si produrrà nell'etere una grande felicità da parte di Carla, che ha partecipato a certe riprese del film e ha avuto una stima straordinaria per tutti quelli che ci hanno lavorato. È lei la nuova stella giovane del Teatro alla Scala.